lost everything to you. You say you wanna start something new. Questo sia un giorno davvero importante, non solo per la nostra città. Ecco, la nostra città è onorata di ospitare questa esperienza sperimentale, ma soprattutto è consapevole che l'auto del futuro sarà l'auto elettrica, la mobilità del futuro sarà anche per le città, anche per i trasporti stradali, mobilità elettrica. E quindi essere alla testa di questo processo di innovazione per una città come Pisa significa mettere a disposizione la profondità dei suoi valori storici. Siamo di fronte alla scuola normale, al palazzo della Carovana, affrescato da Vasari, insomma, no? Questo, quindi la profondità di una tradizione di innovazione, di ricerca scientifica, di alta formazione, tutto ciò che poi viene portato nelle innovazioni in cui si discute e la contemporaneità del progetto futuro. Io credo che, diciamo, più di così difficilmente si può fare per dare un segnale positivo e anche un segnale politico, intendendo in questo caso la politica in senso buono, in senso costruttivo. Non sempre si può intendere in questo modo. Da qui viene un messaggio agli stati, ai governi e poi giù anche fino alle amministrazioni locali. Spingiamo perché si cambi davvero un modello di sviluppo, spingiamo le case automobilistiche perché accelerino questa innovazione che poi diventi una riconversione, spingiamo chi produce energia a fornirne a prezzo contenuto e con una distribuzione che consenta di passare rapidamente a un cambio di modello. Allora, noi abbiamo la fortuna di interloquire con Enel, che è una grande azienda multinazionale italiana, una delle poche che abbiamo, che fa una scommessa positiva. Lo facciamo da Pisa anche perché, come veniva detto, a Pisa c'è il centro di ricerca nazionale, quindi abbiamo un presidio che può funzionare per allargare e qualificare sempre più questo progetto insieme alla dirigenza nazionale di Enel, se ci investirà ancora. Abbiamo Mercedes, quindi abbiamo una realtà industriale, un brand che nell'industria dell'auto, dei mezzi di trasporto, rappresenta un valore esemplare, assoluto, insomma, di riferimento. Quindi credo che si parta da un livello molto alto e affidabile di sperimentazione. Poi noi siamo aperti a tutte le sperimentazioni, ma se non ci fosse questa impalcatura solida, ecco, forse saremmo anche meno affidabili. Invece lo siamo, vogliamo allargare questa sperimentazione. Come sapete, abbiamo già coinvolto altri attori, la Piaggio, che è un'azienda a noi vicina in tanti modi, che ha i suoi mezzi elettrici, tutto elettrici, perché qui non si parla di ibrido, si parla di tutto elettrico. Abbiamo coinvolto Poste Italiane, altre grandi aziende, stiamo lavorando su aziende di servizi molto importanti della città, per vedere se si possono fare sperimentazioni sul parco auto che viene utilizzato. Però stiamo facendo altre cose sulla mobilità elettrica, non a quattro ruote, perché abbiamo finanziato il People Mover che collegherà l'aeroporto con la stazione. Se la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ci finanzia il progetto, avremo un progetto per una mobilità elettrica in sede protetta dalla stazione fino all'ospedale di Cisanello. Quindi per noi mobilità elettrica è anche questo. Vorremmo una circuitazione solo elettrica dei Lungarni, della parte dei Lungarni, diciamo, più pregiata dentro al centro storico. Quindi abbiamo obiettivi che inseriremo nel piano della mobilità urbana che
stiamo cominciando a redigere. Quindi non si tratta di una sperimentazione effimera, si tratta di qualcosa che a Pisa può consolidarsi e che può avere la visibilità mondiale che ha una città come la nostra. Quindi io penso che questo sia un valore molto importante, che dia anche affidamento ai principali sperimentatori. Io faccio gli auguri ai primi sperimentatori, ai nostri cittadini che da oggi, diciamo, gireranno con la Smart, come ho girato io anche in questi giorni. L'esperienza è davvero felice, almeno quella che io ho potuto fare, perché è un mezzo piacevole da guidare, insomma, poter guidare una città con una guida leggera, non inquinante, senza emissioni di CO2 e di altri inquinanti, una città che ha dovuto chiudere le porte per qualche giorno per via delle polveri sottili, e fare questo in un momento in cui ci tagliano risorse per i trasporti pubblici, in cui il governo fa esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare, quindi rischia di costringere città ad altre criticità, ad altre crisi, significa proprio dimostrare che c'è anche un'altra politica possibile, ecco. E questo per me è molto importante. Quindi grazie a chi porta questa sperimentazione, agli utilizzatori e a tutti coloro che hanno dato una mano per diffondere questa esperienza che spero insemini anche realtà, città, mondi più vasti. Grazie.